voglio soltanto dire la mia gratitudine a questa iniziativa che ha raccolto tanta gente, che ha prodotto tante risonanze intense, come risulta anche da qualche nota che è stata lasciata nel quaderno, che ha promosso una partecipazione significativa. Ringrazio anche il signor Sindaco che ha voluto anche lui dare voce a queste parole, in questo modo ha riconosciuto anche l'importanza civile di questa iniziativa e l'importanza di questo libro misterioso che è la Sacra Scrittura, che in ogni generazione è sempre stata letta e sempre si è rivelata feconda di nuove intuizioni, di nuove visioni, di nuovo incoraggiamento al cammino dell'umanità. Ecco, questo libro ha qualche cosa in sé di veramente stupefacente e anche la lettura continua mi pare che ne dà prova concreta nell'esperienza di chi ha letto, di chi ha ascoltato e di chi, andando via, si è proposto di tornerò a riprendere questo testo. Papa Francesco ha raccomandato sempre di leggere la scrittura e anzi ha suggerito di avere in tasca una edizione tascabile almeno del Vangelo, per dire anche sul pullman, anche mentre vai in treno, anche mentre aspetti, puoi tirar fuori il tuo libro e leggere una frase. Ecco, una frase può bastare, come un seme può far nascere una pianta. E però ecco, io voglio concludere dicendo questo libro finisce così, con queste parole: vieni Signore Gesù, e la risposta è sì, vengo presto, come per dire tutta questa scrittura perché è stata scritta. In fondo si può dire che si riassume in queste parole, perché la storia dell'umanità così tribolata, come racconta tutto il libro della scrittura, ha un significato. La storia dell'umanità si può riassumere in una invocazione, si può esprimere nella sua sintesi dicendo che venga il Signore, che ci sia una salvezza. Ecco perché si è scritto questo libro, per alimentare la speranza. E perciò benedetti coloro che lo leggono, che lo annunciano, che lo ascoltano, cioè che ricevano questa visione della vita. La nostra vita è orientata a un compimento, la nostra vita si riassume in un gemito, in una preghiera, in una invocazione: vieni, vieni Signore Gesù. E questa invocazione ha una risposta: sì, vengo presto. Ecco, per questo io adesso vi benedico proprio usando questo libro che è stato letto parola per parola in questi giorni, come per dirvi andate, ecco, ma vi accompagni la benedizione scritta in questo libro, che la nostra storia è una storia che ha una speranza, la nostra preghiera è una preghiera che ha una risposta.